C'è la riapertura però per Krasic, è tornato largo. Krasic e Zanetti, pronti il raddoppio. Krasic prova ad andare sul fondo per il cross. Zanetti prova a impedirgli. Poi Sorensen, attenzione, colpo di testa! E c'è il gol! Il gol! Matri, ancora lui! Fulmina Giulio Cesar all'angolino. Un gol importantissimo. Bellissimo il cross teso. Eccolo qua. E il colpo di testa completamente solo, è stato bravissimo Sorensen, ma Matri era tutto solo. Eh sì, bravo Sorensen a mettere nel mezzo con decisione e con immediatezza il cross, mettendo fuori tempo Cordova. Thiago Motta si porta via la palla che Marchisio però gestisce con un cambio lungo su Krasic, fronte di destra, cerca di andare al cross, lo attacca Zanetti, Krasic uno contro uno, palla fuori per Sorensen, il cross immediato e il gol della Juve. Il gol di Matri. Il pallone crossato immediatamente al centro da parte di Sorensen trova tutto solo Matri, che Alessandro Matri. Rivediamo l'azione, il cross immediato e tutto solo Matri, inspiegabilmente solo. C'è Cordoba, c'è Maicon, ma lui è tutto solo, mentre Ranocchia ha a che fare con Luca Toni. Per noi, Marchisio cambia gioco dall'altra parte dove c'è Krasic. Dai, il fattore K, Milos, puntalo Milos, fallo secco Milos, ubriacalo di finte, lascialo sul posto, il cross di Sorens e Matri in testa, gol, Gianni, gol, la Juve in gol, il Dandy sotto la curva sud ha portato i vantaggi. No. Alessandro Matri, 1-0 per noi e segniamo l'assist del nuovo re di Danimarca. Attenzione, sa anche crossare Sørensen, una staccata di testa in torsione da parte di Matri. Alessandro 1-0.